e lo Spirito Santo, infatti, che dà vita alla Chiesa, guida i suoi passi. Senza la presenza e l'azione incessante dello Spirito Santo, la Chiesa non potrebbe vivere e non potrebbe realizzare il compito che Gesù risorto le ha affidato, di andare e fare discepoli tutti i popoli. Evangelizzare è la missione della Chiesa, non solo di alcuni, ma la mia, la tua, la nostra missione. L'Apostolo Paolo esclamava: guai a me se non annuncio il Vangelo. Ognuno deve essere evangelizzatore, soprattutto con la vita. Per lodare il Signore bisogna avere il cuore di bambini. Dovete avere il cuore di bambini, con la bocca dei bambini e dei lattanti. Tu, Signore, afferma la tua potenza e la tua gloria. Allora dobbiamo avere il cuore di bambini, piccoli piccoli, non vi vergognate, lodate il Signore, ringraziatelo che questa sera è venuto qui a stare con voi e con la sua presenza vi dice: loda, loda, glorifica, benedice, danza, danza con me, dice Gesù. No.
fino a sotto non ci crede, uè, uè, fino a sotto non ci crede, uè. Ancora! Fino a sotto non ci crede, uè, uè, fino a sotto non ci crede, uè, uè, fino a sotto non ci crede, uè. Benedetto XVI, oggi la Chiesa sente soprattutto il vento dello Spirito Santo che ci aiuta, ci mostra la strada giusta e così con nuovo entusiasmo siamo in cammino e ringraziamo il Signore. Rinnoviamo ogni giorno la fiducia nell'azione dello Spirito Santo, la fiducia che Lui agisce in noi, Lui è dentro noi, Lui ci dà il fervore apostolico, ci dà la pace, ci dà la gioia. Rinnoviamo questa fiducia, lasciamoci guidare da Lui. Siamo uomini e donne di preghiera che testimoniano con coraggio il Vangelo, diventando nel nostro mondo strumenti dell'unità e della comunione con Dio. Grazie. Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutte le vostre famiglie, sui vostri cari, anche quelli lontani, che sono lontano, e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Amen.